Oggi è il secondo giorno qui al mare, ieri poi non ho più vloggato perché eravamo stanchissimi, scusatemi per la luce, ma abbiamo le tapparelle abbassate in modo tale che ci sia un po' più di fresco. E siamo appena tornati dal mare, come potete notare ho ancora il mio copricostume, sono in costume e stiamo aspettando che sia pronto il pranzo. Buon pomeriggio ragazzi, sono le 3 meno 5, abbiamo finito da un bel po' di mangiare e oggi abbiamo mangiato, mi sono dimenticata di riprenderlo, comunque abbiamo mangiato una caprese con la bresaola e di frutta ho assaggiato un frutto nuovo, ovvero il mango, ed ha un sapore buono, particolare, non troppo, ma comunque abbastanza buono, che secondo me sa di, cioè ha un retrogusto leggero di ananas, però vabbè, ovviamente molto soggettiva come cosa, però era buona. Adesso sono nel letto e mi vedrò qualche video, qualche serie TV per un'oretta e poi verso le 4 ritorneremo in spiaggia. Buon pomeriggio. Ho appena finito di allenarmi perché sì, anche in vacanza voglio allenarmi meno rispetto a quando faccio a casa, infatti faccio meno di 10 minuti, però mi sono allenata e sono molto molto contenta di ciò. Adesso mancano almeno 20 minuti e ritorniamo in spiaggia, quindi rimetto l'olio solare. Comunque, come vi avevo fatto vedere nel video della valigia, questo è l'olio solare che sto utilizzando, ed è appunto dell'Esselunga. Questo qui. Poi non vi ho fatto vedere che questa casa ha due balconi. Uno è questo che confina con l'altro appartamento ed è bello grande e comprende le due stanze da letto. Qui c'è lo stendino e qui c'è un foglio di cera d'api che ho utilizzato per mettere in valigia l'olio di cocco. È comodissimo, non è uscito niente. Questo è il primo balcone e qui c'è il secondo balcone più piccolo che affaccia direttamente sulla strada e si trova davanti alla cucina. E poi c'è il condizionatore che è la cosa comoda del mondo perché la casa resta super fresca. Una cosa meno comoda è la TV sopra il divano. Scusate per il cambio qualità, ma il telefono di mio papà. Comunque, con questo bellissimo paesaggio, un buon gelato alla clima che mi sta gocciolando. Buonasera, ragazzi. Come si può notare, sono tornata a casa. Mi sono fatta la doccia, mi sono anche già vestita, dopo vi mostro meglio come sono vestita appunto, perché stasera usciremo, perciò dopo aver fatto la doccia ho deciso già di iniziare a prepararmi. Infatti adesso intanto che aspetto la cena mi trucco, così poi dopo cena devo solo asciugarmi i capelli col phon. Sì, in estate io uso il phon, sennò i miei capelli ci metterebbero troppe ore ad asciugarsi. Quindi appunto questo. E scusatemi se quando sono qua in stanza c'è questa luce orribile, ma appunto è la luce del lampadario. E niente. Ok, come vedete sono pronta per uscire. Questo è l'outfit. Ho questo topino bianco molto semplice, questa gonna che adoro tantissimo, la mia borsa, la mascherina già pronta e poi le Birkenstock come potete vedere, che sono comodissimi, li uso sia come ciabatte che come sandali e i capelli li terrò così sciolti, che sono ancora un po' umidi. E niente, così. Vedete, sono in camerino e queste sono le tre cose che voglio provare. E sì, l'azzurro è il mio colore preferito. Questo è il primo top, che in realtà è molto più lungo, però ci sta male se no con la gonna. Io sono follemente innamorata. Questo è bellissimo, in realtà il colore è azzurro spettacolare. Ed è più bella secondo me da quello che sembra. Thank you.
Buongiorno ragazzi, oggi è il terzo giorno di vacanza e stamattina bloccherò nel senso che porterò il telefono in spiaggia perché faremo una camminata che i nostri genitori hanno già fatto e hanno detto che è molto bella, caratteristica, quindi voglio filmare e fare qualche foto. Sono buonissimi. Adesso, come potete intuire, devo cambiare lo smalto perché è in condizioni pietose e lo cambierò sia sulle mani che sui piedi, che è il rosso, e metterò il bianco. Allora, come vedete, ho messo lo smalto, ma questo acetone qui fa altamente schifo perché non toglie bene lo smalto, anzi, infatti, non è messo benissimo perché non sono riuscita a pulire i bordi. Come potete vedere, devo ancora tipo eliminare i bordi qui, eccetera. È bianco, sì, qui non ho ancora fatto queste dita. E poi anche sui piedi l'ho messo bianco. Buona cena. Stiamo per uscire e questo è il mio look, ovvero questo top blu che amo tantissimo, questi pantaloni molto larghi di lino con questo spacco e la solita borsa. E ho messo tutti i gioielli oro e ho legato solo i capelli che ho più avanti. Crema, cioccolato, cioccolato, crema. Buongiorno ragazzi, oggi è il 18 agosto ed è il mio onomastico, quindi sarà una giornata molto molto speciale. E come avete visto stamattina siamo andati in un panificio, abbiamo preso dei dolci per la colazione, in realtà abbiamo fatto una sorpresa a mia sorella, mia cugina, mia mamma, io e mio papà. E niente, erano molto molto buoni. E poi adesso mi sono in questo modo, cioè sotto al costume e sopra questo pareo che mi hanno regalato i miei genitori. Adesso stavo vedendo un po' come posso indossarlo anche a modo di vestito. Mi sono svegliata con un mal di testa abbastanza importante perché ho dormito malissimo. Questi cuscini sono veramente
notte super super sottili, quindi non sto riuscendo a dormire molto molto bene. Però detto ciò sono molto contenta di questa giornata, è iniziata benissimo anche se appunto ho il mal di testa e il cielo è un po' nuvoloso. Però vabbè, e stasera usciremo fuori a cena, in un posto molto carino secondo me, e metterò la gonna che ho preso l'altra sera. Adesso c'è anche quello che mi ha regalato mia sorella perché è una cosa bellissima. Ovvero questo orologio argento e dorato, argentato e dorato bellissimo con i numeri romani. L'ha comprato su Zalando ed è stupendo, mi piace tantissimo. E io stavo cercando appunto un orologio argento e oro e quindi sono molto molto contenta. Non so se avete mai provato a leggere in spiaggia, ma è una delle cose più belle che ci sia. Tantissimo. Voi leggete un bel libro e poi avete questa vista, cioè il mare. Buonasera ragazzi, come potete vedere mi sono fatta la doccia, mi sono già vestita, però volevo mostrarvi il doposole che sto utilizzando perché è Che fantastico. in realtà non è un doposole perché è il mio fantastico olio di mandorle dolci che vi ho già mostrato mille volte, ma è perfetto anche come doposole perché idrata tantissimo la pelle. Buonasera ragazzi. Come vedete mi sono preparata per uscire e dopo ve lo mostro un po' meglio allo specchio. Comunque ho il mio top blu, pantaloncini verdi e le Birkenstock come sempre, ma oggi ci ho abbinato anche una fascia. E volevo parlarvi, scusate per i cambi luci, ma come vi ho già spiegato non c'è una bella luce in questa casa, cioè le luci artificiali non sono molto belle. Ieri sera siamo andati da Pino e non vi ho più vloggato perché diciamo che la serata non è andata esattamente come speravo e se fosse stata come speravo avrei vloggato anche un po' di più. Poi mi ha cambiato l'umore verso la sera e quindi non avevo più voglia di vloggare perché siamo andati in questo posto magnifico, metterò qualche video, è bellissimo come posto, spettacolare, la vista, perfetto. Arriviamo. A parte che vabbè, fanno un attimo confusione col tavolo, ma quelle almeno non dicono che avrebbero servito solo pizza e non avrebbero fatto né primi né secondi. E io mi ero già fatta l'idea di mangiarmi degli spaghetti allo scoglio, quindi avevo già in mente quello, niente. E non c'era neanche la pizza allo scoglio, perciò alla fine ho preso una pizza margherita neanche tanto buona perché era con la bufala. E il parmigiano, dove c'è il parmigiano, aveva un retrogusto non tanto buono ed era super liquida. Infatti, l'impasto che era già sottilissimo, diciamo, siamo abituati troppo. Però era solo per la mia pizza che era la margherita. Invece, per le altre pizze che ho assaggiato, che ha preso mia mamma e mia sorella, erano super buone. Quindi, magari è un caso solo di questo tipo di pizza. E poi ha iniziato a gocciolare, quindi siamo andati via. Per alcuni hanno trovato il posto all'interno, per noi non c'era più il posto all'interno e quindi siamo appunto andati via. E anche qua mi ero già fatta la gola per il dolce che non abbiamo mangiato e quindi anche questo mi ha un po' fatto cambiare l'umore durante la serata e per questo non ho vloggato. Stasera comunque usciamo anche perché è una delle ultime sere. Torta salata con zucchine, mozzarella, scamorza e frittata. Finalmente abbiamo trovato il Sansonì. È il mio gelato dell'estate. Outfit di stasera è questo vestitino midi, diciamo, molto bello di Zara. Poi ho legato i capelli con questa fascia. Ho questa borsa e stranamente oggi ho le scarpe da tennis. In realtà questo vestito lo tiro sempre un po' su così
visto che a sera si alza un po' di vento, ho preso il pareo, che ci sta comunque abbastanza bene, quello che mi hanno regalato. E i gioielli sono argento. Comunque mi ho fatto vedere che dal balcone, tra le due stanze da letto, c'è questa vista ed è molto bella perché si intravede il tramonto. Bellissimo. I miei tanto amati e voluti spaghetti col pesce, e ci è andato il bavaglino. Forse la possessi, forse la possessi. Super buono, 10 su 10, ottimo. Comunque il posto è bellissimo. Cioè, ragazzi, come vedete mi sono cambiata per il semplice motivo che siamo un attimo tornati a casa, ho preso un Oki e praticamente dovevamo riuscire, ma non riusciamo perché non sto bene. Ho questa metà di faccia gonfissima perché mi fa male esattamente tutta qui, cioè tutte le gengive, la guancia, la fronte, tutta la parte destra perfettamente a metà. Quindi adesso mi ho preso l'Oki e il ghiaccio e lo sto tamponando. Così, scusate questa luce gialla e per la mia voce, oggi credo che non riprenderò niente, ci vediamo domani. Oggi è caldissima la giornata, cioè vedete il cielo è super limpido. C'è il mare e noi adesso andiamo a casa per pranzare. Buon pomeriggio ragazzi. È strano che faccia una clip a questo, perché sono le 3 ma stiamo uscendo per prendere dei pensierini e dovevamo prenderli ieri sera, ma come ho detto ieri non sono stata molto bene, oggi va un po' meglio anche se sono ancora un po' gonfia, però mi sono vestita in un modo super super tranquillo perché ho il top blu, un paio di jeans, short di jeans e i Birkenstock e questa super borsa capiente e questa fascia azzurra e niente, quindi direi proprio che è ora di andare. Guardate che belle tutte queste case colorate, stupendo. Guardate che bello, cioè sempre più innamorata. Guardate che bello l'albero, sempre da Geco. Tutto questo è grande. Così. Il posto è questo. Ok, è da un po' in realtà che ho finito di fare la valigia. C'è stato praticamente tutto. E se vi ricordate, io ero partita con la borsa della spiaggia, ma l'ho usata tutta. E ho messo tutte le cose dentro qui. Cioè, anche altre cose che forse non c'erano, non ricordo. Comunque questa che occuperà di sicuro molto meno spazio. E là, vabbè, c'è il tappetino. Yes, a domani. Buongiorno, abbiamo quasi finito di preparare tutto per la partenza, sono le 9 e meno un quarto e partiremo per le 9. Questo è l'outfit. Molto comodo e semplice. Ragazzi, come potete vedere un po' dalla location, dalla luce o comunque si può intuire, siamo arrivati a casa. In realtà siamo arrivati alle 3 meno 10, adesso sono le 3 e 25 e wow, molto bello ritornare nella propria casetta. Adesso dobbiamo disfare le valigie. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto compagnia. Se è così, se vi va potete mettere un bel pollice in su, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video che escono ogni domenica e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovissimo video. Bye!